Ciao a tutti stelle del web, qui è Xinco Stella che vi parla. Questo è un nuovo Let's Play su Crystal Quest. Ok, bene, comunque dopo questa intro così, semplicemente perché questo Let's Play è semplice, ho voglia di giocare a giochi fatti con RPG Maker. E dato che non ho voglia di stare tipo mezzo video a tradurvi cosa c'è scritto, ho deciso di prendere degli RPG a caso, che non ho mai giocato, quindi sarà la prima volta che li gioco, in italiano, appunto, tradotti in italiano. Ne ho provato uno prima di questo, però la traduzione, non so se è tipo stato un errore, però non si capiva cosa c'era scritto. Cioè c'erano delle lettere che sembravano altre lettere, c'erano degli spazi dove non dovevano esserci degli spazi. Per non parlare del fatto che poi dopo lo stile di combattimento era lo stesso di Final Fantasy 4. Voi non ve l'ho mai detto, però io tipo odio lo stile di combattimento di Final Fantasy 4. È una cosa odiosissima il fatto che non posso stare lì tipo quando il turno, cioè quando il turno di una mia unità per attaccarlo, cioè non posso tipo stare fermo per pensare cosa fare, perché tanto ci sono i nemici che mi attaccano, quindi devo fare tutto in rapida successione, mi dà fastidio. Cioè sì, lo so che rende la cosa più difficile, quindi più interessante, sì, lo so, però a me comunque non piace. Comunque, startiamo subito una nuova avventura! Nintendo, sì, Nintendo di Nintendo. Più di 10 milioni di anni fa, in una terra lontana, le forze del bene e del male si scontrarono in un'epica battaglia. Purtroppo, nessuna delle forze in campo uscì vincitrice da questo terribile scontro, che si protrasse per secoli e secoli. Il prezzo da pagare per questo incessante duello fu la distruzione totale del pianeta. Ora, a distanza di milioni di anni, Eteria, la dea del bene assoluto, ha deciso di ricreargli l'umanità. La ricostruzione del pianeta è ormai quasi completa, ma sembra che una nuova oscura minaccia si profili all'orizzonte. Onte, orizzonte. Quale sarà il destino dell'umanità? Ho notato che il volume è un po' alto, dopo dovrò abbassarlo. Nightclub! E così? E così trafiggi il nostro da parlare a parlare senza esitare. Ah, bello, c'è lo stesso problema della ROM precedente, quindi credo che sia un problema magari del mio PC. Perché appunto sto usando un portatile e non un PC. Bravo! Ma è straordinario! Grazma, forse? Siete un uomo di grande coraggio. Ti prego, Grazma, raccontaci un'altra delle tue glorie. Ho sentito che hai sconfitto il terribile drago e viene... Il terribile drago a ventigelle legale, è vero? Certo, l'ho fatto a pezzi con le mie... Fatevi a parte, è arrivata la venerabile sacerdotessa Silene. Ah. Silenzio assoluto. Ma è Silene! Ehi Lu, giovane sciagurato, uso il linguaggio più rispettoso quando ti riferisci alla venerabile sacerdotessa Silena, mamma mia. Quanto odio la gente che dice così, tipo, a bambini. Tipo,
Comporti, non usare questo linguaggio contro questa persona importante. Quale grave notizia ci portate per esservi dislotte dalle vostre usuali preghiere diurne? Sto cercando un uomo, dicono che si chiami Grasma. È venuto in questa locanda? Sono io, Grasma. Oh yeah, baby, proprio qui. Siete voi, Grasma? E tre. Proprio così, il più forte guerriero delle terre di Anolia. No, Anatolia. My bad. Anatolia, ok. Ho un grave incarico da affidarvi. La chiesa di Eleria, oppure Eteria, Eleria, boh. È in pericolo, comunque, qualsiasi cosa sia, è in pericolo. Su quello ci capiamo. Ah, non ho alcun interesse negli affari di chiesa. Scordatelo, bellezza. Oh. Scusate la mia intrusione, venerabile sacerdotessa Silene. Una persona della vostra statura non dovrebbe avere nulla a che fare con un elemento simile. Naturalmente, verrete ricompensato per i vostri servigi. La chiesa di Eleria non ha certo di questi problemi. Bene, in questo caso non posso certo che rifiutare, bellezza. Vedo che abbiamo raggiunto un accordo, ma adesso po possiamo parlare. Incontriamo sul santuario di Eleria. Ho finito da poco da mangiare, quindi mi stava per scappare un rutto. Oh, possiamo già muoverci. Bene. Vediamo un po' il menu. Quindi sì, grazie, ma oggetti. Cosa abbiamo? Nulla. Tecniche. Che tecnica abbiamo? Nulla. Cosa abbiamo? Una spada di legno. Sì. Salva. A quanto pare non posso salvare, va bene. Ho premuto B per sbaglio. Più che altro, dov'è il... Come faccio a riconoscere una chiesa? Ah, ci sono i cartelli. Villaggio Purupur. Purupur, siete seri? Perché? I giochi... Perché i giochi fantasy hanno sempre nomi strani? Tu chi sei? Sembra una persona importante. Ragazzi, mia madre è morta tanti anni fa. Vengo tutte le mattine. Le mattine, wow. Vengo tutte le mattine in questo cimitero per apportarle la. Per portare alla sua tomba dei fiori freschi. Ah. Resti in peperoni. Anzi, resti in pozza. Sì, il suono è altamente alto. Lo abbasserò dopo con l'editing, adesso semplicemente mi limiterò a sopportare questo alto volume. Sono arrivato, quella sacerdotessa deve essere qui. Sbaglio oppure tipo le mie orecchie sono diventate verdi? Vi stavo aspettando, non c'è rimasto molto tempo. Tempo? A cosa ti riferisci? Non potresti spiegarmi che sta succedendo? Avete perfettamente ragione. Adesso vi spiegherò il motivo per cui vi ho convocato qui. Non è un caso che io vi abbia scelto. Il più forte guerriero delle terre di Anatolia? Ovviamente. Mi hanno parlato molto delle vostre gesta. Ho sentito dire che avete persino sconfitto il terribile drago che ha ventiselle leale. Ventiselle. Venlicelle, forse. Boh. Boh. Vedete, ci sono certe lettere che sembrano altre lettere. C'è tipo la S che sembra un 9. Che poi scommetto che adesso quando dovrò vedere nell'editing si vedrà tutto normalmente. Ci scommetto. Quello è stato solamente uno dei lavoretti più facili. Parliamoci chiaramente, bellezza. Un mercenario come me non ha bisogno di mezzi termini. Come volete, vorrei che mi aiutaste ad oltrepassare la foresta di Mandragola. Tutto qui? Dovrei semplicemente farvi da guardia del corpo durante il viaggio? Proprio così. Tuttavia, vi consiglio di non sottovalutare la missione che vi ho assegnato. Da alcune nolli? Boh. Da alcune notti, la foresta di Mandragola sembra essere infestata di terribili mostri. Bene, allora.
Se la foresta è infestata di mossi, di mostri di notte, perché non ci andate di giorno? Perché giuro che se dobbiamo accompagnare la sacerdotessa di notte, io boh. E tu? Perché mai dovresti andare in un posto del genere, sorella? Ah, niente, bellezza stavolta. Oltrepassando la foresta è possibile raggiungere un antico santuario di Eteria. Questo edificio Questo edificio era un sigillo importantissimo, ma adesso pare che qualcuno l'abbia infranto per liberare i mostri che erano imprigionati al suo interno. Se riuscite a farmi raggiungere il santuario, potrò valutare la situazione e imprigionare nuovamente quei mostri all'interno del sigillo. Se in ciò dovrei fallire, quelle creature potrebbero raggiungere il villaggio e credo proprio che la mia barriera spirituale verrebbe penetrata sotto l'urla di un numero tanto elevato di mostri. Ho capito perfettamente, non preoccuparti. Raggiungerai il santuario illesa. C'è solo una cosa che mi rimane ancora ignota. Vi prego, parlate. Quale sarebbe la mia ricompensa per tutto ciò? Come sapete, la chiesa di Elterion. Di Eleria, non c'è una T. Di Eleria non è certa priva di grandi quantità di gold. Se mi aiuterete, potreste mettere mani su centinaia di gold. Adesso è tutto chiaro. Accompagnarvi al santuario sarà un gioco da ragazzi per me. Dopotutto, sono il potentissimo Grazma. Che nome di merda, Grazma. Parleremo domani mattina. Adesso devo entrare in meditazione. Ehi, sono Grazma, guardami, sono figo, guardami. Sì, chi se ne frega, sono figo, guardami. Perché non c'è più musica? Oh, è sera. Così domani alla mattina partiremo per la festa di Mandragola. Devo trovare un posto dove poter dormire, magari chiedendo in giro potrei. Quindi dobbiamo chiedere alla gente, tu che mi sembrano. Vorresti un posto dove poter dormire, giovanotte? Ormai sono passati tanti anni da quando mio marito e mio figlio sono morti. Dopo la loro scomparsa. Ho tolto la casa e i loro letti. Adesso sono un posto letto per me stessa. Mi dispiace, giovanotto, che bastarda. Tu, scommetto che tu sei una brava persona. Vorresti un posto dove poter dormire? No, 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 no. La mia famiglia non offre rifugi ai criminali. Ma io non sono criminale, io sono un mercenario. Io lavoro per te. Io vengo pagato per salvarti il culo. Te ne rendi conto? Domani mattina ti salverò il culo e tu non lo sai. Sappi che se domani qualcosa andasse storto e tu. E boh, io non verrò a salvarti. Cerchi un posto per passare la notte? Prova a chiedere in giro. Io non ho proprio tempo per pensare a cose di questo tipo. Mi sa tanto che domani non andrò ad aiutare la sacerdotessa. Considerando la gentilezza di questo posto. Bimba! Bimba? Bimba? Bimba. Che bello correre. Ma io. Va bene, ho capito, entriamo nelle case. Merda, è chiusa dall'interno. Oh, una chest. Mio. Ah, manco dire hai ottenuto, no, hai rubato. Quante battute ci saranno adesso nei commenti? Avanti, fate simpatici scrivendo le solite battute, va bene. Ho sentito uno strano rumore, come se qualcuno avesse aperto un fucile con i miei risparmi. Ti sbagli? Stavo dicendo. Quelli erano i miei risparmi, semplicemente me li stavi tenendo te al posto mio. Ecco tutto. Forse nelle altre case. È un gallo? What? Ah, gatto, no. Vedete, c'è la T che sembra una L e la L che sembra una T. Cercare un posto per dormire la notte? Posso ospitarvi io finché mio marito non torna.
Ragazzi, e stasera si escono le minne. Ed schi lemmini. Allora. Che dormita. Adesso sarà meglio andare al santuario. Sirene mi sta aspettando. Ma cosa? Ma chi se ne frega di Sirene? Dai. Esce le mine di nuovo. Quando la gallina mi chiama Nell, non è un amore? Posso salvare adesso? No. Perché non c'è la musica di nuovo? Allora, vi ho detto al santuario, no? Bene, andiamo al santuario. Ok. Oh, quanta gente. Eccovi, il nostro viaggio sarà sta finalmente per avere inizio. Viaggio, eh? Sarà una passeggiata, bellezza. Come osi rivolgerti con un tono simile alla venerabile sacerdotessa Sirene? Giovane svergognato, tu non meriti di stare al fianco della venerabile sacerdotessa Sirene. Sta zitta, vecchia! Diretto. Non capisco proprio come abbia fatto la venerabile Sirene a richiedere l'aiuto di uno sciagurato simile, mascalzone. Vi prego, calmatevi. L'ira non porta a nulla se non all'odio. Perdonatemi, venerabile sacerdotessa Silene. Io non volevo. Io volevo soltanto. Ma più che altro. Puoi tipo chiamarla soltanto sacerdotessa senza aggiungere per forza il venerabile? È fastidio, è lungo da leggere. Aspetterò con ansia il vostro ritorno, venerabile sacerdotessa Silene. Ma tanto non tornerà, scommetto che succederà qualcosa perché tanto è un RPG Games. È un JRPG, succederà per forza qualcosa. Non dovete preoccuparvi per lei. Quell'anziana donna è davvero una brava persona. Se vi ha insultato. Sì. Se vi ha insultato, l'ha fatto per una giusta causa. Questo vuol dire che insultarmi è sempre per una giusta causa. Grazie. Grazie, Silena. Coraggio, è giunto il momento di abbandonare il villaggio. La foresta Mangragora è situata a sud di questo villaggio. Non sarà difficile raggiungere. Il vero problema è un altro. Fate buon viaggio, venerabile sacerdotessa Silene. Penseremo noi a proteggere il villaggio durante la vostra assenza, venerabile sacerdotessa Silene. Non abbiate paura, anche se sarò lontana. Potrò comunque mantenere la mia barriera spirituale, non temete. Sì, partiamo. Coraggio, sorella, si parte. Si è tipo unita a noi perché posso capire se tipo si unisce al nostro party e boh, tipo entra la nostra figura, però c'è stato anche tipo una specie di loot. Va bene, lascio. È un RPG, le domande non servono. Quindi adesso siamo in due. E dato che siamo in due, vediamo un po' come sta Silena. Scommetto che te hai delle tecniche. Sì. Carità gentile, una preghiera gentile che regala un po' di PV e. Forza della fede che spazza via il male. Questo è un oggetto d'attacco sicuro. Cos'è equipaggio? Nulla, appunto. Però 41 di psiche. Che sarebbe tipo l'attacco speciale barra attacco magico. Comunque aveva detto a sud di qui. Quindi questo vuol dire che devo andare qua, no? Che succede? Smeraldi del caos, siete voi? Cristalli di Final Fantasy, siete voi? Ah no. Crystal Quest, Lord Devil Attacks. Quello scheletro mi ha fatto venire un colpo che voi non vi immaginate. Ok. Devo ricordarmi di abbassare il volume perché mi ha tipo distrutto le orecchie. Bene, siamo qui. Posso salvare adesso, vero? Perché non posso salvare? Ha detto. È qui. È qui. Bosco Ermione. No, ha detto Bosco Mandragola. Quindi andiamo nel Bosco Mandragola.
Perché cammino così lentamente? Where are the enemies? Voglio expare. Blocks. Gimme esp. Eccolo. Perché premo X? Foresta Mandragora, lo vuoi entrare? Sì. Perfetto. Siamo giunti alla foresta di Mandragora. Il mio compito consiste nell'aiutarti ad oltrepassare questo boschetto. Sarà un gioco da ragazzi. Rasma, non sottovalutate il vostro compito. Quell'area inoltre è sicuramente infestata dai mostri. Se sarà necessario, potremo aver bisogno di usare la forza. Togli anche se sarà necessario. Questo luogo non mi piace. Che vento infausto. Una romariglia infesta questa foresta. Se procederemo verso il santuario, riusciremo probabilmente a scoprire la causa che l'ha generata. Sicuramente un boss. È un boss. Per forza. Non più che altro vorrei salvare. Cos'è questo? Un biglietto, torno subito. Lo vedo solo io quel... Ok. Giuro che se tipo si trasforma in qualcosa di horror se gioco lo chiudo. Basta. Non sopporto le cose horror. Oh, un mostro. Vieni qui. Pollo selvatico. Siete seri? Pollo selvatico, siete seri? Il pollo selvatico crepa sotto croci sofferenze. Cos'è sto gioco? Cos'era quella roba rossa? Oh, un altro... Vieni qui. Pollo! Non riesco a prendere il pollo. Bene. Ah, anima dannata. 12. Bene. Quindi... Sconfiggere uno di questi mi dà 5 gold e 5 punti esperienza. Bene, bene. Dai, livelliamo. Oddio. Anima dannata, mago nero. Qualcosa mi dice che... Ho sbagliato, allora. Mago nero. No. Un punto vita. Allora. Proviamo così. Volevo vedere quanto consuma se io tipo... Minchia. Uso un potente... Non su Grazma. Ah, è Silene che usa un potente incantesimo, ok. Ok. Come incantesimo di morte che... uccidiamo sto mago nero che non mi piace per niente. Light! Certo che però l'animazione è lunga. 48 punti vita e muore. Perché i polli possono lanciare palle di fuoco? Perché? Ok. Io voglio un punto di salvataggio. Ah, ci ha beccati, vabbè. Oddio, no. Concentriamoci su quello stupido mago nero che... Ma sei serio, grazie, ma quanto fai schifo. Sta animazione dura troppo. Però lo one shot. Ah, il pollo sta elaborando una strategia. Da quando i polli possono
attacco speciale beccata. Perché? livello 2, che bello. Sì, che bello vedi, leggere scritto Silene livello 2. Che bello. Proprio con i punti di sospensione. Vabbè, ci sono andato addosso. Oh mio Dio. Allora, questo te cura. Intanto dovrei one shotarli in teoria. Ah, ma una cura di gruppo. Bene, 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 perfetto. Dai. 3 punti vita, ragazzi. Vai, Selene, che sia forte con gli attacchi base. Farfalla, tu... No. Ti ho visto. Mio. Hai rubato pozione PT. Ma non c'è nessuno qui. A chi mai l'avrei dovuto rubare? Sentiamo. Posso salvare? No. Da dove sei uscito? No, 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 questo me lo spiegate. Mi spiegate anche un'altra cosa. Perché si fa giorno quando combattiamo? Vedete, si fa giorno. Che cos'è sta roba? Ho ucciso un coniglio. Mi sento una persona orribile. Sì. Fanculo. Ah, tutto questo per nulla, bene. Non mi beccherai di nuovo. Però non ci credo, cioè... Ho ucciso un coniglio così a caso, cioè... Mi sento una persona orribile. Cos'era tutta quella... Che non ho ancora niente. È critta, grazie, ma... Cioè, vuoi davvero lasciar fare tutto a Silene? Silene. Sul rene. Capite? Capita? Comunque, da quel che ho visto, le magie di Silene non sprecano mana, da quel che ho... Cioè, i PT, che saranno punti temerarietà, punti... Boh. Posso salvare? Sì. Fate il salvataggio. Ciao, vuoi salvare la partita? Sì. Prima fatemi salvare. Poi. Quanti anni hai? Ho 25 anni. Ok. Perché hanno messo la possibilità di chiedere quanti anni hai ad una fata? Ok. Facciamo finta di non aver visto, di non aver visto niente. Ma posso tipo... No. Aspettate un attimo. Va bene. Per oggi basta, sì. Siamo una buona mezz'oretta, quindi sì, penso che taglierò l'episodio in due parti per non rendervelo troppo pesante. Quindi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao a tutti.